Salve ragazzi e bentornati su Quido sul server Trash. Ho aspettato un po' prima di iniziare a registrare perché volevo aspettare il giorno. Finalmente possiamo vedere l'interno di questo posto che insomma non è proprio il massimo. Però almeno. C'è una tanica. Una vecchia tanica in metallo e ce la portiamo in tutta tranquillità. Bottiglia d'acqua. Cosa qua, scaffale purtroppo non possiamo romperlo. Quest'altra è tutta roba vuota. C'è un letto, un calendario, delle calzette sporche. Vediamo come siamo messi a livello di calzette. Allora, prima di tutto possiamo bere un po', quindi ci alleggeriremo un altro pochino. Non è esagerato, però insomma dovremmo esserci quasi. Poi vediamo un attimino. Condizione è al 12%. Indossa. Perché il resto abbiamo praticamente tutto. Siamo anche piuttosto caldi. Quanti dolorifici. La cassetta del pronto soccorso. Questo potrebbe tornarci utile. E poi basta. Il resto non lo possiamo distruggere. Anche se io farei di tutto, anche a mani nude, per distruggere una cosa simile. Allora, purtroppo dobbiamo accendere il fuoco per i fatti nostri. Possiamo in realtà vedere se ci siano corvi da qualche parte, ma non c'è niente. Tuttavia, abbiamo un po' di bastoni da raccogliere. Io direi che dobbiamo andare un poco avanti questa giornata, e poi utilizzare il fuoco per riposare, sì, ma soprattutto per cuocere la carne. Quindi spero di arrivare a fine giornata e poter cuocere la carne in tutta tranquillità. Tanto qui ci sono un botto di ragnetti che non mi lascerò scappare per quanto possano pesare. Però è l'unico modo per tenere vivo il fuoco. Purtroppo non ancora. Oh, aspetta, però. La ricordi logica? Se questi sono tagliaboschi, forse trovo un'accetta fuori. Vale la pena dare un'occhiata? Vale la pena. Potrei aver lasciato qualcosa in sospeso. Oppure no, non ho lasciato un bel niente in sorpresa. Ok, devo vedere cosa diavolo lasciare. Lascio po' d'acqua, ma niente di pe. Ho purtroppo un sacco di carne da cuocere. E un po' di legnetti in effetti. Se trovassi, che ne so, un altro cervo, allora avrebbe senso. Niente. Mi affaccio qui sopra per vedere com'è la situazione. Vediamo un attimino. Seguire la strada, quindi dobbiamo tornare su strada. Cosa potrei mangiarmi? No, niente, dai, per forza di cose devo accendere un fuoco. Non si scappa da sta cosa. Oh, guardate, la fame aumenta dal momento in cui cammino, perché comunque adesso serve un'insenatura tipo questa. Ok, siamo sotto vento, accendiamo il fuoco. E niente, bisogna cuocere la carne e mangiarla, così mi alleggerisco e mi risistemo per bene, insomma, dai.
la speranza che si accenda questo fuoco. Spero che la cambi vi piaccia. Io ho detto che registrerò almeno un altro gameplay dopo. È veramente complicato. Questo gioco è complicatissimo. Bisogna stare attenti a diversi parametri. Tuttavia siamo diventati bravi. Cuociamo tutto quello che ci abbiamo. Intanto la mangio sta carne. Oh. Cuoci. Ci risistemiamo, mettiamo tutto al massimo quello che possiamo avere. Cuociamo anche il nostro primo leprotto che abbiamo preso nello scorso gameplay. Cuociamo tutto quello che dobbiamo cuocere. Stiamo facendo pure la tisana. Ok. Allora, mangiamo questo. Dobbiamo squartare. Ci mettiamo un'ora per pulire un coniglio. Ma che è? Posso capire il cervo, ma il coniglio, avanti. Allora. Cuociamo quest'altro coniglio. Aggiungiamo giusto 17 minuti. 100%, 100%. Madonna però, cioè, vi rendete conto che questo non si sfama nemmeno se lo paghi? Ho mangiato 3 kg di roba. Mamma mia. Tisana, aggiungi. Ok. No. Porca di quella puttana, però non è. Sei un deficiente se vai sul fuoco così, a cazzo di cane. Questa che tisana è? Vabbè, c'è di buono che c'è una benda. Madonna mia, oh, ti sei. Guarda, senza parole. Applichiamo la benda. E chissà. Una benda ce l'abbiamo. Vediamo la tisana se funziona. The pain! Oddio! No, questa è tisana di funghi. Invece. Probabilmente la tisana così, la rosa canina. Vediamo un po' se con la rosa canina cambia qualche cosa. Questa la possiamo riscaldare, non so. Riscaldamento. Abbiamo la vista un po' annebbiata, ma forse una bevanda. Oh, questa è la bevi. Ho curato ostioni. Allora, sentite, aggiungi. Vediamo un po'. Io ho altri. Dove sono questi? Che possiamo fabbricare. Iniziamo a fabbricare perché quella tisana. Aia. Vabbè. Niente. Vabbè, andiamo via di qua.
abbiamo perso già troppe ore di luce. Certo che se trovassimo un'accetta o ne costruissimo una, non sarebbe male male. Però per adesso sarà un macello raccogliere tutti sti cazzi legnetti. Ma c'è una chiesa lì. Guarda, un cervo morto. Dai, c'è una chiesa. C'è un lupo maledetto. The church looks like it could be a good ch- No! Cazzo. Contusione grave, sto figlio di puttana. Andiamo in chiesa, porca troia. Lupo di merda. Qua ce l'ho già stato, vediamo un po'. Cosa abbiamo? Nessuna infermità, solo una contusione. Vabbè. Vai, vai. Diciamo che qui possiamo stare, possiamo star tranquilli. C'è un libro. Berretto in cotone ci torna sempre utile. Dei nuovi guanti. Una tavola che non possiamo assolutamente distruggere. Un panno. Fiammiferi. Libro, 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 libro. Libro degli inni. Tanta roba qui. C'è pure un bengala. Il bengala non l'abbiamo mai usato adesso. Ok. Oh, mettiamo un secondo cappello, indossa. Ok, quest'altra sono un po' più I'm rovinate. gonna need to rest soon. Sì, non ti preoccupare, ti faccio riposare. Leggi testo, appunto il paro. Mi ero rifiutato, è un peso del cuore, mi informo della decisione dell'arcidio di trasferirmi dalla parrocchia di San Cristoforo per mancanza di attività. Per quanto siano state rade le Not sure I can vostre carry much more. fila negli ultimi anni, la vostra dedizione alla chiesa e il vostro sostegno ai miei sforzi non verranno dimenticati. Da ora in poi i servizi saranno disponibili soltanto via Skype. C'è una scatola di cartone. Stiamo morendo di sonno e lo capisco. C'è un letto di fortuna dove dormiremo adesso perché se tanto mi dà tanto dormiamo. C'è una bevanda qui. Bisogna essere molto bravi a cercare perché c'è davanti di tutto. Peccato non poter saltare. Certe volte vorrei saltare. Allora. Conviene tenere duro un altro po', dai. Poi vengo qui dentro a riposare. Non posso assolutamente correre. Nella chiesa. Ok, sta ancora a mangiare quel lupo di merda. Voglio farmi un giro qui al lato della chiesa per vedere se c'è qualcosa finché è giorno. Poi dormire. Poi voglio dormire assolutamente. Vedete che sta tramontando il sole. Dormiremo in chiesa, però tanto vale sfruttare queste ore di tramonto. C'è un lupo morto. Ma
Io mi rubo tutto quello che c'è da rubare in questo lupo di merda. Assolutamente. Che cos'è questo? C'è una batteria. Allora, entriamo nel veicolo, vediamo se c'è qualcosa. Potrei sdraiarmi e fare un pisolino, sì. Quello sta ancora a mangiare. Ma quando ci metto il lupo a mangiare un cervo? Direi che è il momento di entrare in chiesa e riposare un po'. Magari prima di svenire del tutto. Tanto qui la temperatura è abbastanza mite. Ok, fabbrichiamo un po' di rosa canina. Ok, intanto è praticamente arrivato. Sto cercando di utilizzare tutto il tempo possibile, immaginabile. Funghi, rosa canina fatto. Diciamo 7 ore, 8 ore, vai. 8 ore di sonno dovrei ristabilire praticamente tutto e poi dovrei cominciare a rimangiare e a bere fondamentalmente. Sto morendo di sete, bene. Mi sono svegliato in preda alle crisi di sete. Abbiamo ancora un bel po' di acqua. Perfetto. Possiamo mangiare come scatenati. Questa è carne cruda ancora. Allora, bene. Non si vede una sega. Letto, però falò bruciato, mamma mia. Ho ripreso il falò e non sapevo nemmeno io dove fosse. In modo molto spaziale mi ricordavo che era alla sinistra del letto, quindi mi sono spostato e ho seccato. Come on, come on. C'è di buono. Ma che abbiamo ancora fame? That didn't work. Vabbè, una volta ogni tanto può anche capitare che non funzioni, non si accende il fuoco. Spero che sia una volta ogni tanto, perché dai, dovrebbe avere il must. Dicevo. Senti, mettici già il combustibile, quello violento. Dai, dai. Come on. Due volte, la terza, per forza di cose deve funzionare. Su, ci siamo, superate la metà. Superati tre quarti. Ok, l'ultimo pezzo. Dai che ci siamo, dai 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 dai. Oh, yes. That did it. Allora, aggiungi combustibile, aggiungi combustibile, aggiungi combustibile. Prendi torcia. No, non la volevo buttare la torcia. La voglio spegnere la torcia, perché ci servirà. E niente. No, no, non voglio accendere. Togli questo. Non voglio manco bruciarmi. Voglio cuocere la carne di lupo. Chissà com'è la carne di lupo. Ok, cuoci. Cerchiamo di cuocere tutto quello che abbiamo da cuocere. C'è. Dobbiamo anche raccogliere un po' d'acqua, Però intanto la notte sta passando, quindi c'è tempo. Carne di lupo fresca, vai, vai, manetta. Abbiamo cotto tutto quello che avevamo. È andata anche molto meglio del previsto. Aggiungi combustibile. Mi faccio una tisana da portare dietro di rosa canina.
8, ormai ci siamo, sta quasi albeggiando. Sciolgo un litro di neve. Perfetto. E la faccio bollire. Ok, dovremmo farcela anche con il fuoco. Allora, vediamo un attimino se possiamo mangiare. Se ci alleggeriamo. Buono così. Ci vogliono 2,5 kg di carne, 3 kg di carne di lupo per sfamarlo. 3 fottutissimi chili. Pure questi possono mangiare. Beviamo un po' d'acqua. Devo capire cosa sia che pesa così tanto. Vediamo un po'. Fiammiferi non pesano moltissimo. Su questi che per i libri. Ah minchia, abbiamo 4,50 kg di libri. Questi che sono? Pelle fresca di cervo. Si può usare per fabbricare e riparare dopo un'asciugatura chiuso di 5 giorni. Ma quando ci tornerò qua? Fatto è questo. Mamma mia. 7 giorni al chiuso. Posso stare 7 giorni ad aspettare. Pesa 1 kg quasi sta roba qua. 1 kg di scarpe. Ma questa mi tornerà utile. L'unica cosa che mi viene da dire di lasciare è questa, la pelle. Non credo di tornarci mai più qui, però. 20 sassi. Lascio 7 sassi. Ok, quindi sono a posto. E poi la prima cosa che devo assolutamente utilizzare sarà, vabbè, adesso possiamo andarcene, siamo messi bene in tutto e per tutto. I libri devo bruciarli perché pesano troppo. Allora, devo capire dov'è. C'è una sottospecie di... Ok. Lasciamoci l'abside da quella parte. Vorrei uscire dalla chiesa. Grazie. Adesso dovrebbe esserci più luce notturna. Cioè quel... Lupo, mangia in tutta tranquillità. Non sarò io qui a... a rubarti la cena. Ecco, magari però non mi viene a rompere le palle. Continuiamo a procedere. E ricordiamoci che alla chiesa abbiamo lasciato delle pelli. Non so a cosa potranno servire, detto in tutta sincerità. Però, sapete. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Niente. Qui non c'è assolutamente una sega. Non mi piace che ci si metta così tanto tempo ad aprire una vettura. Questi bavoli chiusi. E non mi posso costruire questi strumenti de merda. Niente. E cos'è questo? Sembrava... guarda quanti pallet. Potevo rimanere qui vita naturale durante se avessi avuto una... un'accetta o qualcosa di simile. Ci sono dei funghi che vale la pena raccogliere. Tanto mi costa poco tempo raccoglierli. Dobbiamo andare oltre questo ponte. Oh, ma è fottutamente incasinato sto robo.
Veramente, siamo a Milton. Ma anyone out there? Vedo gente lì. Chissà se sono ostili. This area looks like it's been abandoned for a while. Ecco. Non si può entrare. Sì, ma nel cofano cosa si può trovare? A parte la batteria, che non ho idea. Magari smoke from the chimney. Più in là si potranno prendere le macchine, non so. Comunque l'idea è andare a vedere chi ci sia in questa casa. Se c'è del fumo vuol dire che qualcuno è all'interno. Aspetta, però è rossa, quindi probabilmente non... Cioè, è la prima volta che troviamo un altro sopravvissuto. Hello? Anybody here? Attenzione, arca troia. Holy sh... Wait! Hold your fire! Come closer, stranger. Okay, cieca. Ok, just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Mainlander? What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the other cowards, so... Must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane, I crashed in the mountains nearby. Sounds likely. Sarà credibile dove? Could you maybe point that gun somewhere else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move. Say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. Ma questo è cieco, come cazzo fa a resistere? Things must be worse than they thought. Cos'è questo posto, questo villaggio? Ma è mo... Mi piaceva il fatto della narrazione. Questo è Milton, un piccolo villaggio tra le montagne. Si è lontano da casa, ma siamo a Great Bear. Il mio aereo è precipitato per le cattive condizioni. Non sei dove dovresti, forestiero. Il creatore con la sua saggezza ti ha condotto a me. Ma a che scopo? E qual è il tuo? Sto cercando qualcuno, era insieme a me, ma deve essersi allontanata dopo lo schianto. Deve essere successo quando sono apparse le luci. Non importa la tua storia, forestiero o freddo, renditi utile e forse ti dirò quel che cerchi. Il fuoco si spegnerà presto, portami della legna e forse parleremo ancora. Who are you? Combustibile? Dove posso trovare? Sei un ragazzone ben piantato, riuscirai sicuramente a fare legna nella foresta. Va bene. Prendi l'accetta. Oh, grazie. Se devi, so che la gente del paese va ai confini del villaggio per fare legna. Vado e torno. Altri. Detto che tutti scomparsi, cosa è successo? Sono stati 5 giorni dalle luci nel cielo, 5 giorni di inferno. Ma scusa, ma se questo non ci vede? All'inizio si credevano al sicuro, ma poi hanno capito di non essere pronti per la fine e sono fuggiti. Nessuno di loro ce la farà. Come fai a dirlo? Dopotutto non puoi. Saperlo? Non posso. Ma so cosa ho sentito. Prima o poi le loro parole, le loro menzogne arriveranno fino a qui. Who are you? Mi chiamo Mackenzie e tu sei? I bugiardi mi chiamano Grey Matter. Quindi dovrei... Grey Matter anche tu. Va bene. Ma se sono tutti vicini, perché tu sei rimasta? Hanno paura di me. E anche potendo fuggire non l'avrei fatto. Sono nata qui e morirà qui. È così che deve andare. È così che deve andare. Non puoi capire cos'è la realtà continentale. Altro. Casa. È una casa molto grande, ci vivi da sola. Non sono fatti tuoi, forestieri. Tieni il naso fuori dai miei affari. Non scoprirai mai nulla riguardo alla tua amica. Finish it. Torna quando avrai risolto il mio problema della legna. Fiducia, una cosa difficile in questi tempi. Poche persone che incontrerai si fideranno di te, ma quasi tutte avranno dei bisogni
a cui non possono rimediare da sole. Se li aiuti a guadagnare gradualmente la loro fiducia, potrai sbloccare nuove conoscenze, zone, oggetti, eccetera, eccetera. Vabbè. Ma scusa, ma devo veramente andare a fare la legna? Ah, non posso. Se gli rubo tutto a questa qua, visto che è tutto rosso, mi dirà malissimo. Quindi non va bene. Allora, prendiamo la... ecco. Ma scusa, ma questa è la legnaia, no? Ma mi ha detto che c'era l'accetta. Mi ha detto che c'era la fottuta accetta nella legnaia. Non c'è niente. Io devo capire sta fatto dell'accetta. Ma è testata nella legnaia. Sorella. Altri. Casa. Allora, come se dove posso trovarne? Ragazzi, riuscire sicuramente a fare legna nella foresta. Va bene. Prendi l'accetta nella legnaia se devi. Ma non c'è un cazzo nella legnaia. Mannaggia quella puttana. Vabbè, ragazzuoli, spero che vi sia piaciuto questo gameplay. Sta cosa... Ma posso fregare il fucile? No. Dai, qui fucile sparo, sta basta. Ci vediamo al prossimo gameplay. Spero davvero che vi siate divertiti o vi abbia comunque intrattenuto. E non troverò mai l'accetta. Che casa di merda.